Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi se magna e si mangiano quelle cose lì, tipo junk food, quelle cose che ti riscaldano proprio il cuore. Infatti qui ho questa fantastica box piena di snack e bevande che mi ha mandato Itinerando. Itinerando è un sito che vende appunto snack, bibite eccetera da tutto il mondo, tout le monde. Infatti troviamo snack che arrivano dall'Asia, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. State buoni? Vi sento che partite col po 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 po. State buoni, ho detto Inghilterra, sì, state buoni. Itinerando mi ha proposto una collaborazione con loro e voi ben sapete che quando si tratta di mangiare io non mi tiro mai indietro, mai. Non so quali snack abbiano scelto per me, quindi apriamo questa box e iniziamo a mangiare, anche perché ho una fame che vi giuro mi mangio pure la scatola. Ok, scatola aperta, togliamo la carta e oh mio Dio, vedo già un sacco di cose interessanti. Ok, vi faccio sbirciare un pochino, ma proprio poco, basta, iniziamo. Vorrei andare a pescare un po' a fondo e trovo questa cosa qui e già partiamo alla grande. Raga, i Loacker al matcha non li ho mai mangiati, ma adoro i wafer e adoro il matcha, quindi già qui io parto molto presa bene, molto presa bene. Proviamolo subito. Sì raga, assolutamente sì. Se vi piace il matcha, questo fa per voi. Se non avete mai mangiato il matcha, considerate che è un po' amarognolo, però è super super buono. Raga, qui parto già alta, voto 9. Non perdiamo tempo, andiamo avanti. Pesco sempre un po' in fondo e tiro fuori questa cosa qui. Qui direi che ci spostiamo dall'Asia di prima all'America con queste patatine al gusto jalapenos in cheese. Anche qui direi che siamo proprio sui miei gusti. Ok, hanno un colore veramente bello, è super fluo, non renderà mai in videocamera, ma vi assicuro che è super fluo. Assaggiamo. No vabbè raga, sono pazzesche. C'è un'esplosione di sapori, letteralmente un'esplosione. Senti subito il gusto un po' di peperone del jalapeno, seguito dal formaggio e poi il piccantino finale, che però non è troppo. È proprio il giusto, ci stanno alla grande. Sono strabuone raga. Non vorrei esagerare, ma voto 10, assolutamente sì. Con la bocca in fiamme andiamo avanti e pesco questa cosa qui, che sono... Sì. Ritz Bits al burro d'arachidi. Ragazzi di Itinerando, ma state azzeccando tutte le cose che a me piacciono di più in assoluto. Cioè, burro d'arachidi? Andiamo. Ah, tra l'altro io super fan dei Ritz, quindi anche qui aspettative elevatissime. Proviamo. Sono strabuoni raga. Delicati ma super buoni. Tra l'altro il gusto un po' dolce salato dei Ritz si sposa da Dio col burro d'arachidi, che appunto anche lui è dolce salato. E sì. Assolutamente sì. Buoni raga, me li sto mangiando tutti. Fermatemi. Ah, voto 9 e mezzo. Let's go, andiamo avanti e pesco questa cosa qua che ha una forma strana. Cos'è? Dei noodles istantanei vegetariani. Questi ovviamente non mi metto a farli adesso, insomma me li farò poi, però li conoscete tutti, no? Come funzionano questi noodles. Ovviamente vi darò poi la mia onestissima recensione su Instagram. Andiamo avanti e pesco questa cosa qui con un packaging rosa super carino e sono delle sweet potatoes. E tra l'altro dalla scritta qui direi che è asiatico. Sweet potatoes mi piacciono, ma ormai non lo so nemmeno io cos'è che non mi piaccia, quindi sa un botto di fritto. Ma proprio un botto. Si presentano così, molto carine, proviamole. Sono molto strane. Io immaginavo sweet potato, proprio le patate dolci, quelle arancio. Però effettivamente non essendo arancio potevo immaginare che non fossero quelle. E infatti sono tipo delle chipster, per intenderci, zuccherate, cioè sono strane ma buone, mi piacciono un sacco. Poi il contrasto dolce salato mi piace tantissimo, quindi ci stanno, ma non me l'aspettavo. Voto 7. Andiamo avanti. E qui c'è qualcosa di imballato, molto imballato. Fatemi vedere un attimo. Oh! Raga, abbiamo a nostra disposizione ben 3 bibite. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio. Ok, wow. Qui l'indecisione è alta. Devo scegliere cosa assaggiare tra questi, ma veramente l'indecisione è molto alta. Abbiamo questo nettare di mango e vabbè, sapete che sono ossessionata col mango, quindi questa mi tenta veramente parecchio. Ma c'è anche questa, la Fanta all'ananas, cioè ananas veramente a me la Fanta all'ananas, cioè come faccio a scegliere tra mango e ananas? Vabbè. E poi per ultima c'è questa, che in realtà secondo me l'avevo già provata e se non erro è tipo quella bibita che sa un po' tipo di dentifricio, di colluttore, ha un sapore stranissimo ma che tutto sommato mi era piaciuta. Raga, vado di mango, sì vado di nettare al mango, proviamo lei perché mi ispira veramente tantissimo. Bicchierino tattico e si vola. Beh, il colore promette decisamente bene. Cheers.
Ragazzi, strabuono! È praticamente un succo al mango, quindi niente frizzante, niente di tutto ciò. E se siete amanti del mango, questo fa il caso vostro, strabuono. Andiamo avanti e prendo questa cosa qui. Oh, uno snack vegano. Ma questi ragazzi di Itinerando si stanno facendo voler particolarmente bene. Abbiamo quindi queste patatine di lenticchie, credo, da quel che sto capendo, al gusto pomodoro e basilico. Già volo. Il profumo è buonissimo, mi ricorda un sacco il cibo indiano. Io adoro il cibo indiano. L'aspetto è super super carino, ma a noi ci interessa il sapore, quindi andiamo ad assaggiare. Strabuone, straspeziate, effettivamente sì, sanno anche di cibo indiano. Si percepisce anche il gusto del pomodoro e del basilico, ma tutto molto più speziato e adoro. Questo è proprio il tipo di snack che avrei voglia di mangiare tutti i giorni della mia vita, che andrei proprio a ricercare, e in più è vegano, quindi 100 punti a Grifondoro. L'ultima poi giuro basta, perché sennò me le finisco subito. Voto 10, sì, voto 10. Ah, mi sono dimenticata di dare il voto alla nostra bevanda al mango. Gli do un 8, anche se meriterebbe di più, perché è buono. Però insomma credo che non sia nulla di così strano, cioè forse possiamo trovarlo anche in Italia. O forse no, magari cercando bene. 8, 8 e mezzo dai. Andiamo avanti e pesco questa cosina qui. Ok, sembrano tipo dei grissini da intingere in una specie di crema alla vaniglia. Un po' come quella roba che abbiamo noi con la Nutella e l'estate, per intenderci. Esattamente così. Proviamone subito uno. Il profumo è molto molto dolce, vediamo se mi piace. Sicuramente al resto del mondo piacerà tantissimo, però a me i sapori così dolci li trovo un po' stucchevoli, quindi non sono proprio la mia cosa preferita. Quindi buoni ma non troppo nei miei gusti. Voto 6. Andiamo avanti e pesco questa cosa qui. Patatine al wasabi, molto interessante. Il profumo mi ricorda qualcosa ma non capisco cosa. Le patatine sono super carine, io amo il wasabi, assaggiamo. Sanno di wasabi, raga, un botto. Strabuone. Perché sì, sanno di wasabi, ma non troppo, cioè non fanno quell'effetto di io non respiro più, qualcuno mi aiuti, che fa il wasabi. Ha il giusto quantitativo di wasabi, sono strabuone. Lo sto per dire. Sono tra i miei preferiti, tra tutti quelli che ho assaggiato oggi. Assolutamente, voto 10. Andiamo avanti e prendo questa cosa qui. Oh sì, gli Skittles. Tra le caramelle più buone del mondo, già le conosco. Le assaggio così proprio per amor della scienza, Però so già che mi faranno impazzire. Gusto frutta, buonissime. Voto 10 anche qua, cioè mi dispiace, ma che ce devo fare? So buone. Andiamo avanti e cosa vedono i miei occhi, signori? No, non ci credo. La mia ossessione. I mochi al burro d'arachide. No, vabbè, raga, non ci credo. Io li amo, sono innamorata follemente. Questa era la miglior cosa che potessero mettere nel mio pacco, anche perché li avevo appena finiti, ero disperata. Andiamo a mangiarli subito. Il paradiso, signori, il paradiso. Non fatevi frenare dalla consistenza, che mi rendo conto che può essere un po' strana, perché fidatevi, scoprirete la gioia. Qui dentro c'è la gioia. Voto 114. Andiamo avanti e pesco la penultima cosa, giusto? Sì, che sono... questi mi ispiravano un sacco, non li ho mai provati ma li ho sempre visti. E sono appunto questi biscottini panda con all'interno un ripieno alla fragola. Packaging rosa già ci piace. Carinissimi. Buoni raga, buoni. Ci siamo, non troppo dolci, fragola non troppo chimica. Sì, approvati, voto 8 e mezzo. E concludiamo questo bellissimo video di assaggi che mi sta inebriando tutta con un fantastico Arizona Tea. Quanto amo l'Arizona Tea. Questo è quello alle pere? Ricordavo bene. Rido perché scopro solo ora che questo tè non è alle pere ma è ai mirtilli. Ma io ricordavo la pera che spunta qua. Sto male. Comunque assaggiamolo, perché non mi ricordo più com'era sinceramente. L'ho bevuto veramente un sacco di anni fa e me ci ho scordata. Quindi tè bianco ai mirtilli, cheers. Buono, decisamente buono, sì. Ora che lo bevo me lo sto ricordando. Molto molto buono, molto zuccherato, però ci sta. E Arizona Tea è sempre una garanzia, signori. Quindi amici, questo è tutto il mio meraviglioso bottino di oggi. Devo dire che posso ritenermi più che soddisfatta. Era tutto buonissimo, super consigliato. Adoro il fatto che abbiano cibi da tutte le parti del mondo, quindi magari non solo Asia, non solo America, eccetera. Veramente top. E la bella notizia è che Itinerando mi ha dato un codice sconto per voi. Il codice è strega10 e sarà valido fino a Ferragosto. Mi raccomando, approfittatene. Giunti a questo punto del video, scegliamo un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho, raga, facciamo
hashtag Bono, perché è la cosa che ho detto di più per tutto il video probabilmente. Quindi sì, hashtag Bono, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ovviamente nei commenti fatemi anche sapere qual è stata la cosa che vi ispirava di più. Quindi ragazzi, io in descrizione vi lascerò il link del sito di Itinerando e vi riporterò di nuovo il codice sconto. Ma inoltre vi lascerò il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok, il link per potermi seguire su Twitch e il link della mia Amazon wishlist. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!